Buongiorno a tutti quanti, bentornati su Gaming Galaxy. Cyberpunk 2077 è entrato ufficialmente nelle fasi finali del suo sviluppo. CD Projekt Red ha rilevato le informazioni attraverso un commento fatto sul loro rapporto finanziario del terzo trimestre. Nella loro dichiarazione, CD Projekt ha affermato che il gioco era nelle sue fasi di sviluppo più intensivo. Che cosa esattamente la compagnia intendesse con ciò è molto vago, ma considerando quanto grandioso dovrebbe essere Cyberpunk 2077, non è difficile immaginare che gli sviluppatori del gioco siano in crisi. Cyberpunk uscirà a metà aprile, quindi il team ha ancora almeno 4 mesi per completare il tutto. Ma mentre i fan sono ansiosi di metterci le mani sopra, alcuni non possono fare a meno di chiedersi cosa lo studio ha in serbo per la prossima generazione di console. Secondo lo studio stesso, sembra che sia preparato per l'arrivo di PS5 e Project Scarlet. Durante una teleconferenza finanziaria, ai dirigenti è stato chiesto quali fossero i loro piani per le console future. Hanno detto che, sebbene probabilmente non dovranno aspettarci un nuovo titolo durante le finestre di lancio delle console, lo studio è pronto o quasi pronto in termini di potenziali specifiche. Nella conferenza è stato dichiarato: certo, abbiamo approfondimenti su cosa c'è dietro l'angolo e cosa sta succedendo con PlayStation e Xbox. Lo stiamo osservando da vicino e si potrebbe presumere che ad un certo punto faremo qualcosa con la prossima generazione. Tuttavia, non possiamo davvero essere molto precisi su cosa potrebbe essere, quando potrebbe essere o dovrebbe essere. Supporrò tranquillamente che non sarà nei tempi di lancio di queste console. I nostri giochi sono sempre stati all'avanguardia della tecnologia, giocano sempre meglio su PC potenti per ovvi motivi, quindi in molte aree siamo pronti o quasi pronti per specifiche più forti, da un punto di vista tecnico, ovviamente, che siano sempre fattibili. Lo stesso rapporto finanziario ha rivelato che la spesa dell'azienda è aumentata a causa dello sviluppo di Cyberpunk 2077, cosa che non sorprende. CD Projekt ha già dichiarato che il gioco era ambizioso. In effetti, Cyberpunk sta investendo più risorse di The Witcher 3, un gioco molto famoso per quanto sia enorme. Il lato positivo è che il rapporto afferma anche che le entrate di CD Projekt sono aumentate del 7%. Quindi, il gioco non li danneggia affatto. Il gioco stesso è in sviluppo dal 2012 e anche se CD Projekt non ha iniziato a concentrarsi su di esso fin da subito, perché si stava concludendo l'espansione di Blood and Wine di The Witcher 3, è stato in sviluppo comunque per 7 anni. Nonostante tutto quel tempo alle spalle, la vastità di Cyberpunk aveva ancora alcuni fan preoccupati che non avrebbe raggiunto la data di uscita prevista. Non è insolito che giochi di dimensioni inferiori abbiano dei respingimenti, quindi sembrava certo che Cyberpunk sarebbe andato su questa strada. Lo stesso CD Projekt ha affermato che stava lavorando a una scadenza molto stretta. Il team ha persino tagliato parte del contenuto iniziale previsto per essere in gioco al suo rilascio e proporlo dopo. Tuttavia, CD Projekt Red ha fatto di tutto per provare a completare Cyberpunk in tempo. Ha collaborato con altri sviluppatori come Digital Scapes e Nvidia e ha aperto un nuovo studio di sviluppo per assumere più persone. Il team attuale che sta lavorando su Cyberpunk è di 500 persone, il doppio rispetto a The Witcher 3 Wild Hunt. Non sorprende che Cyberpunk 2077 sia stato anche un grande punto di discussione. La modalità multiplayer del gioco è ancora in fase di sviluppo, a differenza del gioco principale, quindi non è stato discusso in dettaglio, anche se, come dichiarano, abbiamo imparato che è un progetto più piccolo con meno personale rispetto al gioco in single player. Alla domanda inoltre sulla monetizzazione, che è uno dei motivi principali per cui i fan sono in ansia, soprattutto per il multiplayer, i dirigenti hanno affermato che possiamo aspettarci una monetizzazione saggia e sempre un buon rapporto qualità-prezzo. Inoltre è stata pubblicata l'uscita del gioco su Stadia, con lo studio che ha confermato che mentre su Stadia arriverà più tardi rispetto a PC e altre console, sarà venduto a prezzo pieno e non farà parte di alcun programma di abbonamento, mentre alcuni fan sperano che il gioco venga trasferito su Switch, proprio come The Witcher 3. Ma questo non è mai stato dichiarato. In ultimo, dato l'improvviso annuncio di Half-Life Alyx, se non l'avete visto ragazzi andate a vedere il trailer, ai dirigenti è stato chiesto se fossero preoccupati per questo allontanamento del pubblico
da Cyberpunk 2077, ma sembra che lo studio non sia preoccupato, perché la VR è ancora un mercato di nicchia. E CD Projekt Red sono focalizzati sull'attrazione per il mercato di massa, mentre hanno ammesso che potrebbe cambiare in futuro. La realtà virtuale non è considerata una priorità per lo studio al momento. Naturalmente non è ancora garantito che il gioco raggiunga la scadenza, ma salvo eventuali battute d'arresto impreviste, sembra che dovrebbero riuscirci. Speriamo che la cosa vada secondo i piani e che finalmente noi fan possiamo metterci sulle mani. Ricordo a tutti che Cyberpunk 2077 sarà rilasciato il 16 aprile 2020 su PC, PS4, Stadia e Xbox One. Detto ciò, con questo è tutto. Buon game a tutti quanti.